Premio Il Pensatore 2022 al Cavalier Dottor Gaetano Ruocco, Presidente dell'ANSI. Buonasera a tutti, vi voglio ringraziare pubblicamente come hanno fatto tutti, spero di trovare parole diverse, vi ringrazio per il prestigioso riconoscimento, la nostra associazione continuerà ad operare a favore di chi è più debole, a favore degli ultimi. Diceva Leonardo da Vinci, chi poco pensa molto erra. E noi ci pensiamo bene prima di fare una scelta. Grazie. 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 Consegniamo il premio. Come sta? Dal Politeama Greco di Lecce e siamo in compagnia del dottor Ruocco e del dottor Scardia. Buonasera, grazie per essere qui. Grazie. Anzitutto una piccola domanda che mi pare d'obbligo. Le emozioni che avete provato nell'entrare in questo teatro che ha visto attori e artisti internazionali di ogni calibro? Ma sicuramente un'emozione bellissima e sicuramente irripetibile, anche se noi a Lecce ci veniamo spesso. Lecce va apprezzata per la sua bellezza barocca e per tutto il suo patrimonio storico-culturale. Dove svolgete il vostro impegno sociale? In quale città? Io sono presidente nazionale, ho 54 sezioni in Italia e 3 delegazioni estere. Arriviamo da Londra a Tenerife fino all'Australia, oltre ad abbracciare tutto lo stivale. Questa sera avrete un riconoscimento appunto per questo vostro impegno sociale. Se doveste descriverlo in un paio di parole, quale utilizzereste? Io sono molto onorato e ogni volta che vengo ospite dell'Accademia mi emoziono sempre. Benissimo, siamo molto lieti di avervi qui. Io passo la parola al dottor Miuli perché voleva approfittare per fare un'ulteriore domanda. Sì, grazie. Sì, niente, volevo soltanto la conferma del vostro impegno in tutta Italia, chiaramente nel campo antimafia e soprattutto nei contatti con i giovani e con i ragazzi per educarli alla legalità. Certo, tu è una conferma che io è un impegno che abbiamo preso, l'imperativo categorico. Preannuncio che dopodomani saremo a Palermo a commemorare un caduto dell'arma dei carabinieri, il maresciallo Ramma, che era un uomo di ultimo che è caduto durante un'operazione antimafia, e saremo a Palermo presenti, come siamo stati presenti a Catanzaro con il procuratore Gratteri e siamo sempre presenti nelle scuole, perché per noi togliere un solo soldato al loro esercito rappresenta un successo. Perfetto, per questo vi ringraziamo e benvenuti e ci vediamo dopo alla premiazione.